Ci muoviamo adesso nel XIX secolo, nelle prime decadi del 1800. Carl Friedrich Gauss propone e pubblica la cosiddetta curva di distribuzione di Gauss. Questa curva risulterà fondamentale nel corso della storia della statistica e della probabilità ed è utilizzata ancora ai giorni nostri per andare a analizzare alcuni fenomeni. Andiamo a vedere alla lavagna di cosa si tratta. Ipotizziamo di posizionare sull'asse delle x il nostro intervallo di tempo t e sull'asse delle y il valore della probabilità di accadimento di un fenomeno. Gauss ci dice che ogni fenomeno visibile, misurabile in natura ha un cosiddetto picco, ovvero un momento, un istante di tempo in cui la probabilità che esso si verifichi è massima rispetto ad altri intervalli di tempo. Di conseguenza costruisce la cosiddetta curva di distribuzione che ha questa forma a campana. Questo è il picco della campana, ovvero il massimo della curva. Prima del picco abbiamo la fase crescente della curva e dopo il picco abbiamo la fase decrescente della curva. Ipotizziamo un fenomeno sismico. Questo è quel punto di massimo che supera il nostro vincolo di visibilità del fenomeno ipotizzato da una retta orizzontale K, quel punto in cui il fenomeno è visibile. Abbiamo gli effetti del terremoto che è avvenuto. Quando il fenomeno sismico si stabilizza, avremo ancora delle scosse, ma di minore entità e con una probabilità minore che si verifichino, finché la curva tende a zero. E quindi in quest'area il fenomeno sismico ha una probabilità tendente a zero che si possa verificare. Un altro esempio molto comune in cui si può utilizzare la cosiddetta curva di Gauss è il manifestarsi di una malattia. Questo è il picco, ovvero il punto, l'istante in cui la nostra malattia purtroppo si manifesta. Dopo la cura, e quindi nella fase decrescente della nostra curva, dopo la cura questa malattia ha una minore probabilità che si verifichi e al termine della cura, terminato il nostro intervallo di tempo corrispondente alla cura, la probabilità che la nostra malattia si verifichi tende a zero e quindi il malato ormai guarito ritorna nella fase precedente alla campana in cui era sano